bel videozzo dal bidet, ci sto sempre. Qua si sta giocando la polla, ragazzi, me la sto godendo in diretta. Attualmente c'è Aleix Espargaró in pole position con Maverick Viñales incredibilmente in top 10, cosa che non si vedeva dal 2000 avanti Cristo. E intanto qua Marini in super giro, si stima che arriverà secondo, anche Quartararo si stima a secondo, ma anche Martin sta facendo un buon giro, anche Maverick Viñales si migliora, ma non tantissimo. Staremo a vedere con Aleix Espargaró 1.38.108, pole position per Jorge Martin 1.37.339, vediamo qua intanto 1.38.119 se ho visto da parte di Luca Marini, e attualmente pole position provvisoria per Jorge Martin con Viñales che va a concludere il giro. E Zarco ha iniziato bene questo giro, casco rosso e casco arancione, e adesso qua casco arancione sta perdendo un sacco con Espargaró, Aleix, casco rosso nel primo settore, vediamo nel secondo ancora casco rosso, Aleix Espargaró con Juan Zarco che aveva iniziato bene, Quartararo in sesta con Espargaró stimato primo, con Jorge Martin che vuole prendersi la pole position del Gran Premio dell'Argentina, un Gran Premio che ha subito un sacco di cambiamenti dovuti al non arrivare, bloccati in Africa le moto, di tutto, veramente di tutto. Intanto qua Aleix Espargaró, altro casco rosso, non deve cadere all'ultima curva. Sappiamo, ragazzi, che le ultime due curve veramente si rallenta, si arriva ai 70 km orari e poi si va nell'ultima curva dove devi andare veloce. Mamma mia, intanto Rins, settimo, veramente io... A me il Gran Premio dell'Argentina piace, ma le ultime curve no. Le ultime due curve, pole! Aleix Espargaró! Pole position! Per Aleix Espargaró e non c'è più niente da fare. Brad Binder forse. Aspettate, tendiamo Brad Binder. Ma è pole position per Aleix Espargaró. Prima pole, se non sbaglio, nella storia dell'Aprilia. Clamoroso. Quartararo, vabbè, casco bianco. Tutti casco bianco a parte Binder, che vuole dare filo alla torcia ad Aleix Espargaró. Vediamo qua, casco bianco. Casco bianco è finito anche Brad Binder. Magari supererà qualcuno con Nakagami che manco ci doveva essere in P10. Ma è pole position per Aleix Espargaró. Quinto il suo compagno Maverick Viñales. Pole position per l'Aprilia. E se non sbaglio, prima pole nella storia della scuderia in MotoGP. Rimane intanto dodicesimo Brad Binder. Pole position con una Ducati Lenovo ancora poco competitiva, undicesimo Miller e se non sbaglio è uscito fuori alcuno, se non sbaglio come quarto, quindi partirà sedicesimo. Pecco Bagnaia, veramente clamoroso. Il Ducati Lenovo che non riesce a quadrare con intanto Jorge Martin che arriva secondo, ma è pole position. È veramente un problema la Pramac, perché oggettivamente le altre, diciamo che ci sono. C'è Jorge Martin che è costante, ragazzi. Adoro Martin perché è molto costante. C'è anche Luca Marini che oggi partirà in terza, ragazzi. Partì in prima fila tutta italiana con Aleix Espargaró e poi Jorge Martin e poi anche Luca Marini, che è proprio lui italiano, sia lui che la moto e anche il team proprio. Jorge Martin invece è spagnolo su moto italiana e Aleix Espargaró stessa cosa, spagnolo su moto italiana. E qua di pochissimo, di 5 millesimi, non supera il lap record 1.37.683, quello di colui che oggi non ci sarà, 683 millesimi per Marc Márquez. E infatti prima pole nella storia, first ever MotoGP era pole position for Aprilia Racing. È tornata e quest'anno l'Aprilia è più cattiva che mai. Hanno fatto delle due ottime, splendide gare iniziali con Aleix Espargaró su tutti. Pole position, si festeggia anche nel muretto box della Sky Valentino Rossi The Team. Pole position, è contentissimo anche il numero 10, 1.38.119, 431 millesimi di ritardo dalla pole. Non ho voluto dire che... Aleix Espargaró faceva pole per
non ciularla, ma alla fine, ragazzi, ce l'ha fatta pole position per Aleix Spacchiaro, Brad Binder a 1 secondo e 2. Mamma mia, quanto ha distaccato, ragazzi, Aleix Spacchiaro! Ma proprio ha già distaccato, abbiamo visto 4 decimi subito al terzo, veramente sembra una qualifica di F1. Ora come ora, ragazzi, è più eccitante perché io preferisco la F1 a prescindere, ma di solito la MotoGP è quella che ci fa divertire di più, mentre invece quest'anno, già anche l'anno scorso, ma anche quest'anno è iniziato veramente bene in quanto a spettacoli di F1. Pole position per Aleix Espargaró, per chi ancora non l'avesse capito, un po' in sordina, ma ottimo anche Jorge Martin, partirà anche lui in prima fila. Non lo so, ragazzi, un po' di dubbi. Chi lo sa, chi potrebbe vincere questo Gran Premio? Chi vincerà questo Gran Premio? Perché se azzecca la partenza Aleix Espargaró ce la può fare. Mentre invece Fabio Quartararo, che partirà in P6, è un po' un'incognita. Perché se fa il Quartararo, allora ce la può fare. Se non fa il Quartararo, campione del mondo, che già sta facendo i miracoli con la Yamaha, che oggettivamente non è chissà che grande moto, però. Chi lo sa, ragazzi, ci sarà domani alle 10, se non sbaglio, alle 10 di sera, purtroppo, come si dice, il Gran Premio. Ci sono state anche le altre pole di Moto2 e Moto3, non ho avuto l'occasione di vederle, ma vabbè. Fatto sta, ragazzi, per chi ancora non l'avesse capito, pole position per Aleix Espargaró in pole partirà domani, prima pole in carriera per la Aprilia Racing. Comunque, noi ci becchiamo domani col post GP e nei prossimi giorni anche con altri contenuti. Ciao!